patron della formazione ligure, il patrono Gozzi, presidente della Virtus Entella. Speravate dopo il 2-1 dell'andata di ribaltare questo punteggio, però soprattutto nel primo tempo avete creato anche dei problemi al Pescara, poi nella ripresa quei due gol in 13 minuti hanno complicato maledettamente il vostro cammino. Ma naturalmente speravamo di ribaltarla, però eravamo consapevoli della difficoltà del compito e della forza del Pescara. Devo dire che il Pescara ha passato meritatamente il turno. Io ho visto una grande squadra, delle grandi individualità, una condizione atletica formidabile e quindi complimenti al Pescara e auguro al Pescara di potercela fare per andare in Serie B, perché mi pare una squadra molto attrezzata, molto forte, allenata da un monumento del calcio italiano che si dice che mette in campo squadre squilibrate. Io non ho visto nessun squilibrio, ho visto una squadra molto equilibrata, molto sul pezzo, tatticamente ben impostata, con un grande calcio per la Serie C, quindi il risultato è giusto, non ho nulla da eccepire. Ringrazio soltanto i ragazzi e il mister Volpe, perché sia pure in condizioni molto difficili, perché noi avevamo 10 giocatori fuori tra infortuni e squalifiche, hanno onorato il campo come avete visto fino all'ultimo secondo, e questo si deve fare con il calcio. Ecco, prima di lasciarla, sono state proprio le assenze tante nella vostra squadra probabilmente sicuramente a complicare la partita di ritorno, giocatori come Ramirez, sì, e tanti altri, insomma lasciarli fuori è difficile. Praticamente noi avevamo soltanto un difensore centrale titolare, tutti gli altri erano riserve. Ramirez ci ha fatto passare il turno col Gubbio, è un giocatore che non c'entra niente con la Serie C e a cui è difficile rinunciare, però il calcio è questo, è la giostra dei playoff, le difficoltà ci sono per tutti, non solo per noi, ci sono anche per il Pescara, e il Pescara ha fatto meglio di noi. Gennaro Volpe, le chiedo subito se per lei questo è il risultato giusto. Diceva Gozzi, il Pescara ha meritato di arrivare in semifinale, anche lei la pensa così, Volpe? Se lo dice il Presidente, no, è chiaro che se perdi tutte e due le sfide vuol dire che Pescara ha fatto qualcosa in più. Chiaro che gli episodi in entrambe le partite non sono andati a nostro favore, perché all'andata una volta in vantaggio abbiamo preso due pali, oggi l'espulsione, insomma gli episodi determinano questi tipi di partite, però nulla toglie al fatto che la mia squadra oggi ha dato tutto in campo e c'è poco da recriminare, perché poi il playoff purtroppo è una formula discriminante, però abbiamo fatto una stagione importante, abbiamo fatto un campionato dove ci siamo giocati il campionato fino alla fine, siamo arrivati a due punti dalla Reggiana, quindi credo resta il fatto che di aver fatto comunque una stagione molto importante. A proposito delle parole del Presidente, diceva una cosa condivisibile, le tante assenze di questa partita di ritorno e anche di quelle dell'andata vi hanno condizionato chiaramente, Volpe? Ma io non ho mai pianto come fanno tanti miei colleghi, io non ho mai trovato scuse, alibi, però è anche vero che giocare un quarto di finale senza 10 giocatori credo che sia oggettivamente difficile, perché se togliamo 10 giocatori a Pescara penso che Pescara avrebbe fatto un po' di fatica anche lei stasera. Parliamo un attimo del Pescara, le chiedo, essendo la Virtus Entella ormai fuori, secondo lei questa squadra può arrivare fino alla fine? Ma è in semifinale, quindi penso di sì, se la giocherà, perché hanno entusiasmo adesso, perché ho visto che anche Pescara giocare con 13.000-15.000 persone è un fattore in più, e poi è un giocatore importante, è un giocatore di qualità soprattutto da metà campo in su, quindi penso che se la possa giocare fino alla fine. Per chiudere, lei prima diceva l'anno scorso siamo usciti con il Palermo, il Palermo è andato in Serie B, quest'anno siete usciti con il Pescara? Io faccio tifo per nessuno, perché faccio tifo per la mia squadra, però insomma se può essere di buon auspicio che ci vada a Pescara. L'ultimissima, Volpe, lei resterà a Chiavari la prossima stagione oppure diciamo ci saranno delle valutazioni da qui a qualche settimana? Non lo so, penso che adesso sia anche prematuro parlarne, adesso c'è bisogno di capire quello che si è fatto bene, quello che si è fatto meno bene, e sicuramente ci incontreremo con la società e vedremo cosa succederà.